Ah, sei tu. Ma che ore sono? Ah, sì. Già le 11. No. Sì, ho capito. Va bene, ma... Domani, eh? Magari mi richiami domani e... Però chiamami più tardi, verso mezzogiorno. L'una... La mattina già lo sai che ho bisogno di dormire. Uno meno fa e meno ha voglia di fare. Sì, ciao. Ciao e grazie. Ciao. Preparati, questo fine settimana sei con la mamma e il suo nuovo compagno. Io vado a iscrivermi all'ufficio di collocamento. Poi passo in banca. Se posso ti lascio 10 euro. Babbo. PS, ti ho stirato la maglietta rossa, dai, fatti la doccia e datti una pettinata. Giacomo, oh, sta a sentire? Sono stata ai colloqui io. A quel fallito di tuo padre non interessa il tuo futuro. Beh, a me sì. Hanno detto che non studi. Hai tutti e tre. Ma perché mi devi dare tutti questi pensieri? Certo, stai sempre da quello sfaticato di tuo padre che non riesce nemmeno a tenersi un lavoro. Ah, ma questo fine settimana sei da me. A te ci penserà Mario. Lui sì, altro che tuo padre. Me lo dice sempre, se fossi suo padre. Lui, Mario, lui sì che mi ama. E comunque, tanto per cominciare questa settimana, niente cinema, ci vado io con Mario. Tu resti a casa a studiare. Sì, Andrea, sono io, dimmi. È inutile, sì, inutile. Ma non ti sei accorto che qualsiasi cosa faccio all'inizio non mi riesce? No, no, ti dico che è così, tanto vale che non faccio più niente. Senti Andrea, io sto bene da solo, capito? Nella realtà il tempo non si ferma certo ad aspettare gli inetti e gli scansafatica. Nella vita vera non ci si può permettere di passare anni a dormire. La vita ci mette a disposizione pochissimo tempo per cercare di realizzare qualcosa. Non tutti hanno la fortuna di poter bloccare il tempo così da poter pensare per anni. Ti chiederai, caro diario, perché ho deciso di tornare a vivere con gli altri? Beh, perché il tempo smuove le cose, il vento smuove l'anima. Si vive una volta sola, ma se lo fai bene, una volta sola è abbastanza. Posso perdere la vita, ma non perderò mai un momento.
Non sono gli anni della tua vita che contano, ma gli attimi, i momenti nei propri anni. Quando si lotta contro il momento presente, in realtà si lotta contro l'intero universo. Ogni secondo è di valore infinito, perché è rappresentante di un'eternità tutta intera. Sì? Sì? Ciao papà, sì? Sì, dammi una rossa. Ora vado a lavarmi, sì. Dai, scappo. Ciao, ciao.